alle mie dita, mi ricorro come fossi l'ultimo treno della vita. Beh, diciamo che noi pensiamo da sempre che ogni canzone è un vestito, no? E ogni vestito non va bene a tutti, no? C'è un vestito per ogni persona. E quindi questa è la prima strategia, diciamo, che i Bundabash utilizzano. E la cosa più importante per noi soprattutto è collaborare sempre con artisti verso i quali noi nutriamo innanzitutto un affetto e una stima personale. Prima cosa, siamo amici, sì, infatti, sì, è una cosa questa fondamentale, è la cosa importante. È una cosa fondamentale. E poi quando facciamo i provini ci rendiamo subito conto se su quel pezzo ci può stare un artista piuttosto che un altro, se è un pezzo che va fatto non in fit. E andiamo molto a sensazioni, ecco, non c'è. Infatti i Bundabash fanno tantissime canzoni e poi si sceglie alla fine, quindi non c'è proprio la vera ricetta per fare la hit come ci chiedono spesso. Facciamo canzoni e da lì poi si scelgono tutte quelle, si sceglie da farsi. A voglia, noi siamo fan degli anni 90 e non è un caso, infatti, perché abbiamo scelto Paolo e Chiara. Siamo fan di Festival Bar degli anni 90, siamo cresciuti in quel periodo, quindi più delle regine Paolo e Chiara non, nessuno rappresenta gli anni 90 meglio di loro. Avevamo un provino lì fermo e quando abbiamo saputo della presenza al Festival di Sanremo di Paolo e Chiara, è lì che abbiamo aspettato, abbiamo detto ascoltiamo prima la canzone. Infatti quando l'abbiamo ascoltata si è accesa lì la lampadina e abbiamo detto ok, su questo pezzo ci stanno benissimo Paola e Chiara. E appunto è uscita Lambada. Fa fare nella notte che se ne va, tra le note di una lambada, che sapore ha. Abbiamo fatto per primo Albano, che li sono andato a bussare proprio sotto casa, ho detto per favore facciamo la canzone, e l'altra è Emma. Ma ragazzi, ma vi posso dire una cosa? Cioè, se io adesso vado a rivedere la tracklist del nostro disco e vedo i feat, cioè è una roba allucinante. Cioè c'è Albano, poi c'è Villa Banks. Infatti poi c'era c'è un Emma, commento, un commento di uno che ha detto Baby Jam della Giamaica. C'è Villa Banks e Albano, sto volando, quindi ce lo ricordiamo. Gli F65, Annalisa, Paola e Chiara, quindi è una tracklist fatta di featuring malati, diciamo, no? Cioè nel senso è pazzesca come roba. Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio, è un conto alla rovescia col tempo a rilento, però ti sto aspettando come aspetto un treno, come mia nonna aspetta un treno. No, Alessandra è la nostra sorellina da sempre, anzi ci sentiamo costantemente da quando abbiamo fatto la cena, da pochissimo pranzo, abbiamo fatto pranzo, un sì, pranzo sì. Abbiamo fatto, cioè ci sentiamo costantemente al telefono. E Alessandra innanzitutto è fan di Bundabash indipendentemente se c'è lei o no, quindi, ma perché tante cose rappresentiamo il Salento, quindi lei è orgogliosa quando vede il Salento che è sempre poi, ragazzi, in salita. Comunque, con Alessandra tra karaoke e Mambo Salentino abbiamo, insomma, abbiamo fatto abbiamo tanto. Fatto tanta roba, tanta roba, ragazzi. Che ci date venduti? Che ne abbiamo fatto un punto di forza. Che ne abbiamo fatto un punto di forza. Anziché ragazzi, prendercela. Sì. Anziché prendercela, abbiamo chiamato, abbiamo preso un insulto e lo abbiamo chiamato. Cioè, abbiamo dato il titolo all'album. Dato, sì, lo abbiamo reso il titolo per il nostro disco. Quindi, ragazzi, se voi ci chiamate venduti, noi non siamo venduti, siamo gente che semplicemente fa il proprio lavoro e forse un pochino bene lo facciamo.